A Nanni si affrontano due squadre con una condizione di classifica diversa. I russi cercano di distaccare le inseguitrici. Il Bellaria di tornare al successo dopo i tre punti ottenuti con il Foscio Ghiaia. Fari puntati su Bomber Salomone da una parte e su Bellavista dall'altra. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini andiamo a vedere le azioni salienti del match. Dopo 60 secondi la porta difesa da Bartolini trema sulla conclusione di Facondini che fa gridare a gol, ma il portiere rimedia in due tempi. L'iniziativa è sempre a favore dei padroni di casa che con Zanni vanno nuovamente alla conclusione senza inquadrare il bersaglio. Il Russi invece risponde presente con questo colpo di testa di Keita che termina tra i guantoni di Forastieri, ma la difesa ospite concede troppo e Bellavista quando va via sulla sinistra con le sue solite serpentine mette al centro un pallone evitante, ma non ci sono compagni all'orizzonte. Fabri invece dalla distanza cerca di dare un input a chi difende il primato, ma la band di Candeloro risulta poco brillante e allora ci vuole il numero del pomeriggio e quando Bomber Salomone ubriaca di finte all'avversario in porta ci finisce Keita e non il pallone per opportuno intervento della retroguardia locale. E che Russi non brilla ma che abbia anche l'idea della sua parte si comprende quando Bellavista pennella per la testa di Venturi con il pallone che sbatte contro il corpo e poi il palo della porta difesa da Bartolini e quando il Folletto decide di incantare e mette potenza e non precisione nella conclusione. Da calcio piazzato Caidi cerca di colpire di testa ma nulla e quando Salomone questa volta trova davvero la testa di Keita il falchetto spedisce alto. Più spettacolare la conclusione di Bellavista che avrebbe meritato a miglior sorte. Primo tempo che si conclude con questo tiro di Ferretti fuori misura. Squadra riposta sullo 0-0, primo piano riservato per il direttore di gara. Nella ripresa assistiamo all'urlo della capolista, i falchetti alzano la voce e arriva un doppio tentativo in area avversa, ribattuti tutte e due le circostanze. Non ci sono sbocchi, Fantinelli prova allora dalla distanza, Forastieri controlla. Il Bellaria non sfigura affatto, anzi Chiussi, libero di concludere, non incide. La capolista a questo punto si affida ai singoli e agli episodi. Salomone apre per Ferretti che viene steso a terra dentro l'area di rigore. Dal dischetto si presenta Bomber Salomone che come in occasione con Nova Fetia sbaglia un nuovo penalty. Forastieri è pronto a dire no. Dall'angolo alla battuta di prima intenzione di Salomone scheggia la traversa, sarebbe stato un gran gol qualora il pallone fosse entrato. Forastieri viene chiamato all'attenzione da calcio piazzato, il numero uno si rifugia in corner. La capolista cambia a questo punto marcia, il Bellaria si schiaccia troppo, questa azione dimostra la libertà di movimento concessa a Salomone, libero di girarsi ma alza la mira. Sul versante opposto Bellavista ha il difetto di non gettarsi a terra, resiste alla carica e tenta l'Eurogol sfiorando la marcatura. Dall'angolo Fabri pesca sull'altro versante Salomone che alla battuta ci arriva come ma colpisce malamente la sfera e quando il match sembra indirizzato sullo 0-0 ecco l'episodio che reca una svolta. Salomone getta questo pallone al centro, Keita viene anticipato, Fabri calcia in maniera sporca ma efficace trovando la sfortunata deviazione della retroguardia locale. Ora lo 0-1 è concreto. E quando le mani si alzano anche in area ospite, l'arbitro fa cenno a Bellavista di calciare la sua punizione che si spegne alta. Al 94esimo il Russi previene raddoppio. Bomber Salomone segue l'ennesimo dribbling di giornata, venendo toccato in piena area di rigore. Dal dischetto proprio lui si fa perdonare, siglando lo 0-2 finale. Proteste per i padroni di casa, per i russi tre punti importantissimi che tengono al momento i Cervia a due lunghezze di distanza.